a fare un viaggio dentro di me. Saluta tutti e bye bye. Ti mostro un mondo che nella realtà non c'è. Saluta tutti e bye bye. Ciao a tutti flowerini e flowerine dalla Sunny Flower. Oggi flowerini e flowerine parliamo della canzone di Annalisa Scarrone che si intitola Bye Bye. Annalisa è una ragazza che ha partecipato ad Amici, quella trasmissione in cui ci sono i ragazzi che fanno sia cantanti sia ballerini. E lei è arrivata seconda, mi sembra, qualche anno fa, vinse un ragazzo di Fondi, mi pare, un cantante, e lei è bravissima, mi pare che abbia cantato anche con un famoso cantante rap, e oggi siamo qui per analizzare la sua canzone, che è un po', secondo me, apparentemente sembra, diciamo, una canzone d'amore rivolta a un ragazzo, insomma. Però io, riascoltandola diverse volte, mi sono accorta che questa canzone potrebbe avere a che vedere addirittura con qualcosa degli Illuminati. Vediamo un po' le parole che dice. Lo registro così perché se no non posso leggere. Allora, cominciamo con il testo di Annalisa. Lasciare tutto e partire, quale consiglio seguire? Dare retta a me, ascoltami, chissà come va a finire. Tutta la vita chiuso dentro una valigia, dove si va? Fuori città, la strada giusta è in salita. Dunque sembra che Annalisa voglia partire, andare via dalla sua città. Lei è di Savona, Ligure. Sembra quindi voglia andare via, dice che vuole andare fuori città, insomma, vuole partire. E quindi, va bene, questo apparentemente all'inizio è subito una canzone di evasione, no? Dalla routine quotidiana. Si vede, gli sta stretto il lavoro che fa, la vita che fa, insomma, e quindi vuole andare via dalla sua città, cioè da Savona. Poi dice, quello che conta è il viaggio, ma quello che conta di più è sapere dove vai. Vabbè, poi riesco a girare il mondo stando qua. Chiudo gli occhi e bye bye, ti faccio fare un viaggio dentro di me. Saluto a tutti e bye bye, ti mostro un mondo che nella realtà non c'è. Lasciamo tutti e bye bye. Va bene, ecco qui comincia a dire qualcosa di particolare. Questo viaggio lei, cioè all'inizio dice che vuole andare fuori città, poi però dice, propone, sembrerebbe al ragazzo, insomma fidanzato, propone di fare un viaggio particolare che è dentro di lei. Quindi viaggio dentro di lei, saluta tutti, bye bye. Quindi sembrerebbe un po' una proposta porno, no? Perché lasciamo tutti, rinchiudiamoci nella stanza e facciamo un viaggio particolare, sembrerebbe un po' quella cosa lì, che si fa tra ragazzi e ragazze, tra uomini e donne, insomma. Quindi sembrerebbe molto piccante questa canzone, però io sono stata attenta a leggere anche le parole dopo. Se veramente vuole significare questo, cioè una normale canzone di passione tra fidanzati. Ora leggiamo le parole e vediamo invece io. Che cosa sono riuscita a capire? Le parole dopo sono: ha bisogno di qualche cosa di vero, bye bye, come l'aria, la terra, il sole, il cielo, bye bye, sto partendo.
sta a te non perdere il treno, se vuoi dammi la mano e vieni con me, se no bye bye, restiamo fuori dai radar. Preparami che siamo a casa, io non ti porto in nessun posto, sono io il tuo posto. Dunque, lei continua a dire che il viaggio che vuole fare è dentro di lei, cioè il ragazzo deve andare dentro di lei per fare un viaggio particolare. E si è detto che sembrerebbe una proposta piccante, ma rileggendo qui dice: ho bisogno di qualche cosa di vero, come l'aria, la terra, il sole e il cielo. Allora, per quanto sia bello, insomma, fare quella cosa lì, con il tuo amato, però l'acqua, la terra e il cielo. Non lo vedi, eh? Ecco, quindi vuol dire che secondo me c'è di più che fare l'amore, c'è di più, perché l'aria, la terra, il sole e il cielo sono degli elementi importanti della natura che trovi a fare un altro viaggio. Io penso che Annalisa intenda l'aria, la terra, l'acqua e il cielo, intenda di fare un cammino spirituale dentro di lei, capito? Cioè una sorta di meditazione che si può fare con la mente e riuscire a calmarsi e a vedere per esempio un fiore, un campo. Qualcosa come una preghiera spirituale, un po' come il Reiki, tutte queste religioni della New Age, queste cose qui in cui dovete rilassarvi e riuscire a fare un viaggio interiore, interiore a vedere anche elementi naturali. Allora, se uno è cattolico si può fare, sì, si possano fare tipo lo yoga. Cioè, però basta riconoscere che comunque Gesù è Gesù, ecco, non poi cominciare a dedicarvi ad un'altra religione, allora no, però se queste meditazioni vi servono per calmarvi così, va benissimo anche se sei cattolica, capito? Cioè, l'importante è non mettersi dopo a pregare Buddha oppure a pregare Maometto oppure a pregare chissà che cosa, diciamo un'esperienza meditativa particolare in cui vedete gli elementi della natura. Allora, io ho comprato TV Sorriso e Canzoni e vi faccio leggere una cosa. Allora, qua, il 29 di marzo del 2019, guardate che cosa comincia. Allora, comincia il film di Gomorra. Su Sky parte la quarta stagione e Salvatore Esposito ci parla del suo Jenny e di quando era un piccolo Bud Spencer. Ecco, quindi dal 29 di marzo partirà la stagione di Gomorra, che è quella teleserie che parla della camorra, no? Della città di Napoli, dei vari quartieri, quelli pericolosi di Napoli, tipo Secondigliano, poi ecco, a me mi rammenta per esempio il quartiere di Caivano, che è un pochino più a nord di Napoli, dove è morta quella bambina Fortuna, cioè sono quartieri molto a rischio. Ecco, cioè Bunkerino ha detto che c'è anche lui nella prima puntata di questa serie. Io non lo so se scherzo oppure no. Comunque vi dico di guardarla, cioè su Sky. Ecco, io ho un problema perché non ho Sky, però mi dite che si può vedere anche su Google. Boh, non lo so se con lo streaming, non lo so. Vabbè, comunque guarderò. Oggi mi sono fatta lo smalto celeste, eh. Ora mi si sta un po', vabbè, l'ho fatto un po' così, eh. Lo smalto celeste chiaro. E niente, vediamo se c'è veramente lui, se recita, farà una parte, non lo so, o
Oppure se ha trollato, non lo so, vediamo. Io sono curiosa comunque. Comunque è tutto un dialetto napoletano, allora a me il napoletano mi piace moltissimo nelle canzoni, sono adattissime le canzoni, cioè il napoletano secondo me è molto adatto per le canzoni passionali, tipo Tu canonchiagne, oppure Tu sì una cosa grande, oppure dici Tencel vuje, queste canzoni bellissime, io adoro le canzoni napoletane, queste qui. E poi sono adatte anche alla musica rap, il napoletano. E questo film mi pare tutto un dialetto napoletano. Io ho visto solo la prima puntata, cioè della prima serie, mi pare, dove c'era un bambino che faceva il corriere della droga. Mi sembra, insomma, che c'erano anche bambini. E sì, era tutto in dialetto, qualcosa capisco, qualcosa no. Comunque io lo guarderò, al di là che sono curioso di vedere se c'è Bunkerino o no, e lo guarderò anche perché a me i napoletani mi hanno aiutato tantissimo dopo la separazione. Io frequentavo appunto una chat dove ho fatto amicizia con tantissimi napoletani. E quindi so che sono gente anche molto molto umana, diciamo, ti ascoltano, ti aiutano nei momenti difficili. Quindi, insomma, diciamo che guarderò questa serie qui sperando di poterla guardare su Google. Boh, mi dite di sì, non lo so, perché io Sky non ce l'ho perché mi costa troppo. Va bene, qui c'è la Raffaella Carrà, qui ci sono, vediamo chi c'è poi. E poi vi so, ecco il Grinch, io non ho capito chi è questo qui, è una miseria. Cioè non ho capito che animale è questo. Va bene, comunque il Grinch vi saluta. Ciao, ciao, ciao a tutti. Da Sunny Flower. Ti porto a fare un viaggio dentro di me, saluta tutti e bye bye. Ti mostro un mondo che nella realtà non c'è, saluta tutti e bye bye.